qui per dire sì ad Antonio Manica e no al referendum costituzionale? Beh, sono qui innanzitutto per sostenere Antonio Manica, che è il candidato di Forza Italia a questa competizione elettorale. Crotone è una città importante, quest'anno ha un grande successo il Crotone in Serie A, noi vogliamo far giocare anche la politica di Crotone in Serie A, quindi c'è bisogno di un cambio di passo e Antonio Manica è la persona giusta, un avvocato, una persona competente, un candidato di Forza Italia, quindi non ci nascondiamo dietro le civiche ma a viso aperto ci presentiamo con il simbolo di Forza Italia e con il centrodestra unito, perché vogliamo dare un futuro a questa città, vogliamo esaltarne le bellezze, le potenzialità, ma anche risolvere i tanti problemi che la attanagliano. Sul referendum io voterò sì, perché ritengo che il taglio del numero dei parlamentari non sia una battaglia del Movimento 5 Stelle. Il primo a chiedere un risparmio, a chiedere una razionalizzazione dei costi della politica è stato Silvio Berlusconi. È chiaro che questa riforma è una riforma imperfetta, è una riforma che non si occupa dell'efficientamento delle Camere. Ma non voglio lasciare al Movimento 5 Stelle una bandiera che non merita e una bandiera che innanzitutto è di Silvio Berlusconi e non di chi prova a scimmiottare con l'antipolitica l'importanza di riforme vere. Noi toccherà al centrodestra, una volta al governo, occuparsi della riforma dei regolamenti parlamentari e dell'efficientamento del funzionamento delle Camere. Torniamo a Crotone, a quelli sì. Che sono i suoi problemi. Con il deputato Torromino in aula avete avuto modo di sentire quelle che sono le innumerevoli difficoltà di questo territorio. Il vostro apporto e l'importanza che riveste, soprattutto la candidatura di Manica in questo contesto. Cominciamo col dire che purtroppo sappiamo che il governo non ha dato adeguata attenzione al Mezzogiorno. Purtroppo la parola Mezzogiorno non compare negli ultimi decreti, dove sono state stanziate delle risorse grazie anche al voto di Forza Italia, perché noi i primi due scostamenti di bilancio per far fronte all'emergenza Covid, per dare risorse ai territori, li abbiamo votati. Non li abbiamo votati a cuor leggero per fare un indebitamento alle future generazioni, ma abbiamo votato convinti che ci fosse la necessità di dare delle risposte al Paese, al Mezzogiorno in modo particolare. Purtroppo il governo è insensibile, pensa di avere liquidato il tema del Sud col reddito di cittadinanza, ma col reddito di cittadinanza si fa assistenzialismo, non si fa vera crescita, non si fa sviluppo. Noi abbiamo proposto degli emendamenti per portare avanti il tema del ponte sullo stretto, perché sappiamo che oggi costerebbe di più non realizzare quel ponte che non farlo, e quindi questa è una battaglia, un cavallo di Silvio Berlusconi, e noi crediamo che il ponte sullo stretto debba essere realizzato. Non a caso al Senato con Marco Siclari, con parlamentari di Forza Italia, abbiamo presentato questo emendamento. Abbiamo presentato anche ulteriori proposte, 400 milioni per il Sud, perché riteniamo che città come Crotone, che la Calabria abbiano bisogno di una rinascita, di una ricostruzione. Dobbiamo investire sul turismo, dobbiamo investire sulle bellezze di questo territorio, farle conoscere e far capire che qui c'è la possibilità di mantenere i talenti. Troppi ragazzi del Sud sono costretti ad emigrare, la fuga dei cervelli qui è una realtà, e invece dobbiamo creare le condizioni non perché ci sia il reddito di cittadinanza, ma perché ci sia lavoro, perché questi ragazzi, dopo aver studiato tanto, dopo aver conseguito delle lauree, dopo aver dimostrato talento e competenza, possano giocare queste loro carte nel loro paese, in questi territori del Sud. E la battaglia di Forza Italia è innanzitutto perché i giovani possano rimanere qua.